Allora, Flavia Capone cosa aggiunge? Flavia. Ovviamente sono d'accordo con molte delle cose che sono state dette, aggiungo che ogni volta che leggo un libro di Lidia Ravera c'è sempre qualcosa che mi sorprende e credo che questo faccia parte della famosa adolescente che è dentro di lei anche, che insomma non va mai via e che urla forte. E dal punto di vista dei temi aggiungo che c'è il tema della scrittura, che secondo me è un tema molto importante e che fa un po' il paio con la voce dei giovani che viene inascoltata oppure utilizzata solo quando serve. In questo caso il ragazzo, il protagonista, viene coinvolto perché serve a un certo punto ed è spesso così che vengono trattate le ultime generazioni. Si mettono in mezzo quando servono, altrimenti restano dove stanno. E questo credo che sia molto, molto interessante, cioè è un monito per quelli che dicono un giorno tutto questo sarà vostro. Lidia. Sì, è vero questo. Il fatto che lui scriva è importante perché lui fa attenzione. Lui prende appunti continuamente, lascia apposta il cellulare acceso per registrare le conversazioni tra suo padre e le sue tre ex mogli, che lui chiama ex madre numero uno, numero due, numero tre. La numero due è la sua biologica, un'americana un po' liftata, che a lui non piace per niente. E questo fatto che lui abbia questa ambizione di scrivere un capolavoro vuol dire di capire il mondo e di raccontarlo, che è una tipica ambizione da giovani, poi dopo smetti. Però è così bella e è commovente come quando si è molto giovani si pensa in grande. Flavia Capone, che libro sta leggendo in queste ore, in questi giorni? Io ho finito recentemente Dare la vita di Michela Murgia.